Ciao ragazze, allora, come ho già annunciato nel video dei preferiti del mese, questo qui sarà un video review sulla palettina dell'Isadora Makeup che mi è stata gentilmente omaggiata dall'azienda. Per chi non è a conoscenza di questo marchio, prendo un attimo la palettina. L'Isadora è un marchio svedese, ma conosciuto in tutto il mondo. Infatti, i loro prodotti li potete trovare oltre che in Italia, ovviamente, anche in Russia, Germania, America, Spagna, Dubai, eccetera. Sono prodotti che sono ovviamente clinicamente testati, senza profumo e, cosa importante, non sono testati sugli animali. Allora, inoltre, l'Isadora propone ogni 2 mesi nuove collezioni con nuove colorazioni, sempre insomma al passo con la moda e per accontentare le esigenze della sua clientela. C'è da dire che, vabbè, mi è stata inviata la palettina, però ha una vasta gamma di prodotti e ho letto su internet che ha anche una linea di prodotti 100% minerali. Allora, questa qui è la palettina, si presenta in questa scatolina nera molto elegante con riflessi insomma argento e la mia è la 68 Lynx. Questa qui faceva parte di una collezione natalizia, se non sbaglio, ho letto su internet. Questa qui è la palettina Eyeshadow Quartet, la 68 Lynx. Questo è l'INCI, se vi può interessare vi fate un fermo immagine. Come potete leggere, è senza fragranza ed è clinicamente testato. Ha una scadenza di 18 mesi ed è 7,2 grammi di prodotto. La palettina è questa qui. Ve la apro un secondo. Ha tutte queste colorazioni ultra shimmer, ho fatto già gli sbocci come potete notare dalla mano, e sono pigmenti pressati, infatti hanno una texture cremosa, sembrano quasi ombretti cremosi, ma una volta applicati sono veri e propri pigmenti. Questo trucco l'ho realizzato con due colori sulla palpebra mobile di questa palettina, il borgogna e questo qui chiaro qui sopra. E vabbè, poi ho sfumato il blu della Sparkle 2 di Sleek. Questi sono gli swatch della palettina. Come potete vedere, è molto molto pigmentata e ultra shimmer. Infatti, è l'unica cosa, insomma, che non dico mi è infastidita, però è una palette che non si può utilizzare sempre, perché come potete vedere è molto molto glitterosa anche dagli swatch, come potete vedere. Va utilizzata prettamente per un trucco da sera, per un'occasione importante. Certo la mattina non potete utilizzare questa palettina qui, secondo me. O al limite potete insomma mettere su tutta la palpebra mobile questi colori chiari che sono molto molto luminosi. L'unica cosa che vi ripeto mi ha non dico infastidita, però ci sono troppi secondo me shimmeri all'interno di questa palette. La potevano fare leggermente più satinata. Questa non è neanche shimmer, è davvero ultra shimmer. Io ho ombretti shimmer, ma non sono così pigmentati e così shimmer. Sono pieni zeppi di brillantini, davvero. E vi ripeto, ho avuto modo di provarla in questo mese. Mi è piaciuta tanto perché comunque si vede la qualità del prodotto, ha un'ottima scrivenza, durano molto come ombretti, però è una palettina che va utilizzata prettamente per un trucco da sera, quindi siete un po' limitate per l'utilizzo di questa palettina qui. È per me comunque è promossa, gli do un 7,5. Non la promuovo a pieni voti semplicemente perché è troppo troppo glitterosa, davvero. Io la utilizzo solo
per un trucco da sera oppure quando devo andare a una festa, insomma, per occasioni particolari, perché è davvero molto molto glitterosa. Il colore mio preferito è questo borgogna, che dalla webcam sembra marrone, ma vi assicuro che è un borgogna. È davvero molto bello e ha dei riflessi, a parte glitter argento, ha dei riflessi tipo fucsia molto molto belli. Allora, questa palettina qui, le Shadow Quartet, ha un prezzo di 25,50 euro e insomma l'azienda Isadora la potete trovare in tutte le migliori parafarmacie o farmacie. Ovviamente visitando il sito dell'Isadora potete insomma vedere nelle vostre città quali farmacie trattano questa marca qui. E devo dire che i loro prodotti sono davvero buoni. L'unica pecca di questa palettina qui è il finish, da un po' troppo shimmeroso, però come prodotto è davvero bello. Ci sono anche altre colorazioni di queste palettine qui, delle Shadow Quartet, meno shimmer, le ho viste insomma sul sito. A me mi è stata inviata questa qui, comunque è carina anche per le feste, infatti è stata creata appositamente per i look natalizi, insomma. E niente, ne approfitto per farvi vedere gli acquisti che ho fatto oggi. Non sono tanti, sono andata insomma al centro commerciale, sono passata da Wycon e da Kiko, dove stavano in offerta alcuni prodotti e li ho voluti prendere per provarli. Allora, inizio da Kiko perché tanto è solo un prodotto, cioè non sono tantissimi. Attenzione, non è un mega haul perché ho già comprato abbastanza, però stavano in saldo a 3,90 euro i mascara. Ecco qui, questo è lo scontrino. E ho voluto prendere un mascara colorato perché vi può sembrare strano, ma non ho mascara colorati perché ho sempre la fissa che non scrivono. Allora, io l'ho applicato perché non ho resistito per provarlo, però io tutta questa scrivenza blu non la vedo. Sarà perché l'ho applicato su un mascara nero, quindi il colore non si vede pieno, insomma. Comunque, io ho preso questo blu, ero tentata a prendere quello lì turchese, però per il colore dei miei occhi ho preferito prendere questo blu tipo blu elettrico, che è lo 02. Non ha un nome, vabbè, ha una scadenza di 6 mesi ed è 8 ml di prodotto ed è il Super Color Mascara di Kiko. Che insomma, se andate adesso trovate insomma vari mascara anche neri, insomma ce n'era insomma la scelta, però ne ho tanti di mascara, non li ho presi, ho voluto provare questo qui colorato e vedere come mi ci trovavo. Poi c'erano in saldo anche i correttori, però ne ho, quindi non li ho presi. Ero interessata a provare quello lì tondo piccolino, non l'ho mai comprato perché per il prezzo che ha c'è davvero poco, poco prodotto all'interno. Non costava 3,90 euro, era l'unico correttore che non stava in saldo a 3,90 euro. Sinceramente mi ha dato un po' fastidio come cosa. Se voi insomma mettete le offerte sui correttori a 3,90 euro, tutti i correttori devono stare a 3,90 euro. Voglio capire la palettina di correttori, quella lì con anche l'interno l'illuminante, che comunque è una palettina completa, la fai pagare di più. Ma perché tutti i correttori stavano a 3,90 euro e quelli lì no? Avevano uno sconto, tipo costavano 5,90 euro scontati. Comunque non l'ho voluto prendere. Mi ha dato fastidio come cosa e non l'ho presa. E niente, da Kiko il mio shopping finisce qui. Ho dato uno sguardo alla nuova collezione, però ho desistito. Poi sono andata da Wycon e ho preso due cosine. Perché ogni volta che vado al centro commerciale devo passare da Wycon perché cioè, adoro la Wycon, mi piace. Purtroppo sto notando che lo scontrino di Wycon non c'è nella busta, quindi io i prezzi mi sa che non ve li posso dire. Controllo un attimo nella borsa, ragazze. Aspettate, forse l'ho trovato. Ecco qua. Allora, ho comprato
Questa matitina, cioè mi ha convinto la commessa, perché insomma avevo preso solo questa palettina occhi qui. Poi insomma stavo vicino alla cassa e la commessa ha iniziato a fare: ti posso proporre le nostre matite, sono eccezionali, oh, pu, 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 pa, e mi ha cacciato questa qui, la Long Lasting Eyeliner Gold Leaf 14. Penso che si vede, il colore è fedele ed è questo champagne molto molto luminosa, molto bella. Vi faccio uno sboccio perché merita ed è per questo insomma che l'ho comprata. Mi ha convinto, mannaccia, che vi dico la verità, non volevo, vedete com'è bella questa. Sembra un argento ma in realtà è uno champagne, stupenda, ve lo garantisco, è bellissima. Infatti è stata insomma la prima matita che ha preso, ho detto te la posso far vedere, è davvero molto bella, è anche long lasting, la puoi utilizzare come ombretto, come base all'interno della rima, è davvero bella, dà un tocco luminoso, mi ha convinto perché effettivamente ha una scrivenza da paura, molto molto morbida, il tratto è bello deciso come potete vedere, aveva un prezzo irrisorio di 4,90 euro. E l'ho voluta prendere praticamente. E si chiama Long Lasting Eyeliner 14 Gold, qui dice. Poi ho voluto prendere questa palettina qui che costava intorno ai 15 euro tipo. Io l'ho pagata 5,90 euro e faceva parte di un'edizione limitata, la Luxury Revolution. Questa qui è l'Eye Palette, la 02. Insomma, l'avevo vista già la prima volta che sono andata da Wycon, però ho voluto prendere il blush, quello che avevo visto da Eleonora, e quindi ho preso quello lì. Però quando vedo insomma i colori nude io impazzisco, non, ne ho tantissimi di palette con i colori nude, eccetera, eccetera, però non ci posso fare niente, l'ho voluta prendere lo stesso. Non vi ho detto insomma i grammi della... Ha una scadenza di 36 mesi la matita e non, i grammi mi sa che non sono indicati. Comunque ha 36 mesi di scadenza questa linea qui. Tra l'altro la linea Long Lasting di Wycon come matite ha dei colori stupendi. Cioè io me le sarei prese tutte quante davvero. Ha dei verdi, dei turchesi molto molto belli e sono davvero scriventissimi. Sembrano tipo i Long Lasting di Kiko però fatti a matita praticamente. Allora, vi faccio vedere la palettina. Il packaging è sempre lo stesso della collezione. È bianco con queste, insomma, sfumaturine verdi. Ha uno specchio, come potete vedere, grande. E questi sono i colori. Come potete vedere, sono tutti quanti nude, hanno una texture davvero molto morbida e setosa. Infatti, io quando ho provato il tester mi è piaciuta tanto perché aveva in saldo anche gli ombrettini cotti e quelli lì normali. Però quelli normali, quelli lì nella confezione quadrata a 3,90 euro, non vi ho detto il prezzo, sia i cotti che quelli normali. Però quelli lì normali con il packaging squadrato, ho notato che hanno tolto tante colorazioni, quindi erano in saldo solo alcuni colori di quelli lì. E poi c'erano gli ombretti cotti con tutti i colori sgargianti, eccetera, eccetera. Però non lo so, ho visto questa, mi sono innamorata quando l'ho sbocciata. Poi i colori nude li utilizzo molto di più di un blu o un verde o un arancione forte. Quindi poi per pochi euro di differenza rispetto all'ombretto singolo ho voluto prendere questa palette che poi ho pensato la posso utilizzare anche come illuminante perché questo è un bel beige, ora ve li sboccio. Blush e terra al limite. Se non è troppo scuro, comunque può essere utilizzato anche in altri modi. Allora, Nimbi, voglio sbocciare gli ombretti. Mi pulisco. Sono armata già di fazzolettino. Ora, ragazze, non si strucca. È impressionante. Sta ancora qui in diretta e live. Purtroppo sono rimasti tutti i glitterini della palettina Isadora sulla mano.
Tra l'altro, devo dire che sono prodotti, tutti i prodotti dell'Isadora, sono ottimi anche per chi ha le lenti a contatto. Infatti, mi sono scordata di dire questo dettaglio importante perché quando noto che un prodotto non mi dà fastidio quando porto le lenti a contatto, perché io in questo momento porto le lenti a contatto, lo voglio dire, lo voglio specificare perché cioè, per chi porta le lenti a contatto mi può capire quando si sporcano le lentine, si appannano, si attacca il trucco, dovete stare lì a sciacquare, a rimetterle, a fare, poi vi si rovina il trucco, cioè una cosa assurda, una roba assurda. E questa palettina qui, pur avendo tutti quei glitter, e vi assicuro che negli occhi mi sono andati a finire, non mi hanno causato nessun problema. Quindi è ottima anche per chi porta lenti a contatto. Tra l'altro lo sta scritto anche sul sito che vi lascio giù nell'info box. Adesso passiamo agli swatch della palettina di Wycon. Allora, tra l'altro è il primo bianco scriventissimo di primo impatto, cioè tipo bianco gesso, mi ha lasciato di stucco. In realtà tutti i colori sono super super scriventi, devo dire la verità. E sono davvero morbidissimi, sembrano davvero in crema, una cosa favolosa. Secondo solo. Questi sono gli swatch da notare, il bianco, che solitamente è il colore che non scrive mai. Guardate come scrive. Poi abbiamo questo rosa antico che secondo me come blush è molto molto carino. Questo beige satinato, sono tutti satinati comunque. Come ombretti, non finish satinato, questo color oro satinato molto molto bello, e poi c'è questo marrone terra bruciata tipo molto molto bello, con dei riflessi oro all'interno. Comunque, ha anche altre colorazioni, vi dico subito quante colorazioni ha perché lo dice. Sono presenti anche altre tre tonalità di palettine. Io ho preso questa qui sul nude perché ho pensato che la potevo sfruttare di più. Poi c'era anche con il viola o con dei verdi tipo. E l'altra non me la ricordo, sinceramente. Stava un sacco di gente al negozio, quindi non me la ricordo. Mi sono pulita. Allora, questo qui insomma sono stati i miei acquisti, non è niente di che, me ne rendo conto, sono soltanto tre prodottini, però non mi andava di spendere ulteriori soldi. Tra l'altro, mi sono mangiata le mani quando ho scoperto che in un negozio tenevano in saldo come si chiama? Il blush di Collistar, quello lì, gli intrecci di Collistar, bellissimo. Era insomma uno tra i prodotti che volevo. Però me ne sono accorta troppo tardi, non avevo più un soldo, cioè avevo pochissimi soldi, non riuscivo insomma a comprarlo e niente. Questo è quanto ragazze, fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate dei miei acquisti e della palettina Isadora. Vi lascio nell'info box il link al sito Isadora se siete interessate insomma alla loro linea di prodotti. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!